un inno che a mio avviso, almeno a me, dà la calma. Il processo di Biscardi, speciale mondiali, è presentato da Seat Leon 1009 TDI, 150 cavalli, iniettore pompa. Mi sento Vodafone Omnitel, e tu? Fuori cioccolato con nocciole, dentro morbida crema. Moresco San Montana, prima il piacere. E da... Raso, barbiera a domicilio. Grazie, buonasera, bentornati, grazie, grazie, grande pubblico, come in tutte le strade, in tutti i bar, in tutte le piazze d'Italia oggi, e anche qui al nostro studio centrale. Allora, gli azzurri vanno avanti, non vincono, subiscono altri gravissimi torti arbitrali, ma sul pareggio con il Messico emergono alcuni clamorosi dati di fatto destinati a scatenare tra poco polemiche di fuoco. Tutta l'Italia grida, evviva Del Piero, abbasso l'arbitro, grazie Ecuador. Entra Alex, fa gol e salva la faccia a tutti. E subito il televoto su Alex Del Piero. Michele Corti. Tra lei abbiamo girato intorno, credo, da tante puntate, ma mai come questa sera è fondamentale. E allora, se siete per il sì... Processo tra poco, i misfatti dell'arbitro brasiliano. Dimostreremo inequivocabilmente che era regolare non solo il gol di Inzaghi, ma anche quello di Montella, che telecronisti e commentatori hanno giudicato oggi in diretta e fuori dalla diretta nelle registrazioni in fuorigioco. Invece non è vero, era gol anche quello. Nei bar, nelle strade, nelle piazze, rabbia, paura e un urlo liberatorio. Gli azzurri, finalmente, questo è anche un successo del processo, voglio un applauso, lo voglio da voi, subito, ecco. Cantano, gli azzurri hanno cantato, prima della partita e dopo, negli spogliatoi, a squarciagola, l'inno di Mameli. Sarà contento il presidente Ciampi. Le bombe di Mosca e le ultimissime del calciomercato. Rapidamente, Marica, gli ospiti. Sì, buonasera, in questa caldissima puntata del processo di Biscardi speciale mondiale, sicuramente ricca di spunti polemici, ecco i nostri ospiti qui a Milano. Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport. Buonasera. Elio Corno, caporedattore sport del giornale. Buonasera. Bruno Bernardi, sì, inviato speciale La Stampa. Buonasera. Umberto Colombo, ex giocatore della Juventus e della Nazionale. Buonasera. Malu Passincato, collaboratore di Tutto Sport. Buonasera. E tra poco ci raggiungerà Maurizio Mosca. Allora, andiamo a conoscere gli ospiti di Roma, Roberto Bernabai. Buonasera Aldo, buonasera al tuo studio e ai tuoi ospiti. Anche noi abbiamo sofferto, abbiamo smaltito la sofferenza, la tensione per la partita della Nazionale. Siamo pronti per partecipare al dibattito e assieme a me c'è Bruno Giordano. Buonasera. Ex campione sui campi di calcio, oggi allenatore. Uno che l'allenatore non lo fa più, fa l'opinionista e lo fa altrettanto bene, Gianni Di Marzio. Grazie. Per Sport Stream. Buonasera Gianni. Buonasera. Gianfranco Teotino, il nostro opinionista per definizione. Buonasera, buonasera anche a te Gianfranco. Buonasera. Buonasera anche a Franco Melli, editorialista del Tempo. Buonasera. A te la parola, Aldo. E in prima fila difendere Del Piero e metterlo anche in contrasto con Totti. Io ti dico questo, se Trapattoni vuol vincere i campionati del mondo deve ridare a Del Piero la guida carismatica di questa squadra. La guida carismatica che purtroppo Totti e Vieri hanno un po' smarrito. E questa è la prima osservazione. In 15 minuti ha dimostrato che questa nazionale non può fare a meno di Del Piero. Non solo, faccio anche un'osservazione tecnica. Del Piero, a parte la rete, ha fatto due azioni sugli esterni, buttando la palla in mezzo, a dimostrazione che questa squadra manca di un giocatore abile, bravo, pungente sugli estremi, e a un certo punto Del Piero deve giocare anche per questo. Direi che Del Piero non può essere più messo in discussione, perché può essere l'uomo trainante per questa squadra per raggiungere la Coppa del Mondo. Aldo, siamo letteralmente invasi dalle email, ne abbiamo già viste alcune di tenore ovviamente favorevole a Del Piero. C'è anche chi è polemico e dice spiegatemi perché Totti è intoccabile mentre Del Piero è sempre in discussione. Sono ineccepibili, corretti e precisi al millimetro, all'unità. Bruno Bernardi. Cosa posso dire?
cosa posso dire? Io se dico alla vigilia dell'ultima partita di campionato che vince la Juventus, il campionato compie un atto di fede. Se dico che Del Piero è un campione, è vivo ed è un elemento prezioso per la nazionale, per i mondiali, sono un gobbo. A me sembra invece che si possa, alla luce di quello che è successo oggi, credere che forse qualche cosa di calcio ne mastico. E al collega valorosissimo amico Elio Corno, chiedo se non le scuse, perché non è necessario fare le scuse, ma un riconoscimento a Del Piero, perché è giusto anche riconoscere a Del Piero di aver dato non soltanto la qualificazione ai mondiali, ma anche la vita della nazionale nel mondiale stesso. Ricordati che sono sempre posizioni personali e qui c'è sempre il profondo. Elio Corno, allora, premesso che io ribadisco e sto della mia opinione che non bastano 15 minuti per dire che Del Piero ha salvato la faccia alla nazionale. Del Piero ha fatto entrato, sì, ha fatto un bel gol, glielo riconosco, io contro l'uomo non ho niente. Ribadisco il concetto che secondo me Del Piero non è il Del Piero che prima che ha avuto l'incidente. Bene. Non credo che sia il giocatore, come dice Colombo, okay, che può salvare questo mondiale dell'Italia. Bisogna avere la controprova come in tutte le cose, soprattutto nello sport. E poi soprattutto, cosa c'ha? No, parla. Io ascoltavo e dopo. No, di. Ti stavo ascoltando. Sto ascoltando attentamente l'intervento. E poi soprattutto riporterei quello che è accaduto oggi nella realtà. E la realtà qual è? È che noi dobbiamo, come Italia, ringraziare l'Ecuador che con Mendez ha segnato un gol non pesante, pesantissimo, e ci ha messo al riparo comunque da qualsiasi brutta figura. Allora, Iacobelli, Melli, in attesa di una telefonata in diretta di Luciano Moggi, direttore generale della Juventus. Io volevo dire... Che sto al telefono. Oh, c'è Luciano Moggi in diretta al telefono. Luciano, un secondo solo, voglio dare la parola. Allora, Luciano, come hai visto questa partita e come hai visto il tuo gioiello Del Piero? Permetti se ti faccio una domanda, ma avete chiamato voi e poi mi dici in attesa della telefonata. Però il telefono, sai, fa brutti scherzi. Prima di avere, io sono abituato, voglio sentire la voce, se no non do telefonata a vuoto. Per dimostrarti che tanto che sono in linea, mi sono commosso alle parole di Bruno Bernardi, rammaricato nel sentire il verbo di Elio Corno sulla... È bravo, per forza. Scusa Luciano, quando lo vendete Del Piero? Mai, va bene. Va bene. Mai. Allora, guarda Elio, adesso devo dirti una cosa. Questo lo dico agli intenditori di calcio. Solitamente si ritengono intenditori e poi in realtà magari capiscono meno degli altri, senza riferimenti particolari alle persone. Del Piero, quando gioca, è già un uomo che fa giocare bene la squadra, perché ha i piedi giusti, a centrocampo lui sa quello che in pratica deve fare, perché è una persona prima di tutto intelligente come uomo e poi anche come calciatore, quindi tatticamente giusto, e poi ti fa anche 16 gol in campionato. Quindi una figura come Del Piero, quando gli altri dicono ma non segna, noi diciamo non vi preoccupate, noi Del Piero ce l'abbiamo, lo facciamo giocare. Con Del Piero la squadra gioca bene e con Del Piero si può fare anche dei gol. Oggi Del Piero non è che bisogna enfatizzare la prestazione, il gol eccetera, no, bisogna parlare di altre cose della nazionale, bisogna dire prima di tutto che chi deve gioire sono i tifosi e non gli addetti ai lavori, perché noi ci siamo qualificati per demerito degli altri e non per merito nostro. Questa è la prima osservazione che dobbiamo fare, perché avevamo... Mi fa piacere che perché tu dica questo, perché avevamo, quello che ho detto io. Avevamo praticamente di fronte l'Ecuador, il Messico e la Croazia. Ecco, noi abbiamo collezionato brutte figure con tutti quanti. Allora, probabilmente erano stati fatti errori prima di partire e durante.
E Del Piero, oltretutto, è tra quegli errori, perché Del Piero, con un centrocampo che non c'è, bisogna che giochi per forza. Allora io poi ti dimostrerò, ti dirò a te il perché, ma poi te lo spiego, perché se no poi se lo sanno tutti. Ma deve giocare come punta o come trequartista? Del Piero gioca, gioca da punta facendo anche centrocampista, e lo rende a tutti questo. Sì, però lui non vuole più giocare in quel ruolo. Quando gioca in un centrocampo che non esiste, Del Piero lega la squadra, è la prima dote che c'ha. E poi Del Piero fa anche quel gol che ha fatto stasera, perché l'ha fatto anche da Juventus, di 16. Scusi, quindi Moggi, voglio dire, come si fa a prescindere da Del Piero? Scusi Moggi, io ho esagerato forse? Come? Moggi, sono Colombo, volevo dire se io ho esagerato nei Colombo, confronti del Piero. A lei non ho fatto tempo a sentire. Meno male, non ti sei perso niente. Perché ho detto l'uomo più carismatico che ha la nostra nazionale. Sicuramente, in questo sicuramente una persona intelligente che fa il gruppo, questo fuori da. Questo sicuramente. Può darsi pure che ce n'erano altri che facevano gruppo, però non sono stati convocati, ma questo ovviamente rientra in un qualcosa che sostanzialmente non riguarda noi, anche perché non sappiamo le esigenze della squadra e non ci permettiamo di fare l'allenatore e le convocazioni. Però sicuramente qualcosa, se il calcio espresso dall'Italia è questo qui, dove, e si vede una squadra lunga 3 km dove ci si infilano tutti in velocità, e non è il caso giusto, non è il calcio giusto. Luciano, adesso Aldo, scusa, Aldo, ho già preso troppi applausi, a questo punto voglio smettere, prima divento rosso. Tu non diventerai mai rosso, sono io, non tu. Rosso sono io. Io una sola, ma, Luciano, sì, una sola cosa ho apprezzato di Del Piero in questo inizio di mondiale, cioè il silenzio senza fare polemiche. Questa è stata la dimostrazione di una persona seria che merita la stima mia. Allora, Savelli Acobelli, direttore di Tutto Sport e Tollarini a Roma, se vogliono fare domande, però apriamo il dibattito perché salutiamo Moggi. Allora, Acobelli, direttore di Tutto Sport, a Moggi. Sì, innanzitutto buonasera a Luciano Moggi. Ma prima di porre questa domanda che riguarda il criterio con il quale Trapattoni ha diramato le sue convocazioni, volevo fare un'osservazione in relazione a ciò che ha affermato Elio Corno, quando sostiene che non possono bastare 15 minuti per dare un giudizio su Del Piero. Ma che cosa deve fare ancora Del Piero per dimostrare di meritare il posto in nazionale? Ha 27 anni, ha vinto 4 scudetti, una Coppa Intercontinentale, una Coppa dei Campioni con la Juventus. No, no, visto che tu ci hai detto, Elio, ci hai detto dall'inizio di questo campionato del mondo, ci hai detto dall'inizio di questo campionato del mondo che Trapattoni è il demiurgo della nazionale, che qualunque cosa faccia Trapattoni è giusta, e non è vero, ha sbagliato modulo nelle prime due partite. Ha aspettato un quarto d'ora, ha aspettato a un quarto d'ora dalla fine, quando, se non ci fosse stata l'impresa dell'Ecuador, del eravamo signor Mendez, fuori, l'Italia sarebbe stata eliminata. E sarebbe stata una vergogna per perdere una zero con Del Piero. Ma non soltanto Del Piero. Ha anche aspettato il secondo tempo per inserire Montella, che ha giocato benissimo, al quale è stato annullato un gol al regolare. Ha anche aspettato il secondo tempo per inserire il signor Cocco, che ha giocato benissimo, quando era evidente che Maldini denunciava dei problemi. Allora, se vogliamo dire che questa qualificazione agli ottavi può essere l'inizio di un cammino più positivo della nazionale, è un discorso. Ma per favore, basta mettere sotto esame Del Piero. Che cosa deve fare ancora Del Piero più che salvare la nazionale? Ha evitato la figuraccia. Ha evitato la figuraccia, che è importante, oltre che la qualificazione. Ci andiamo oggi. Sono perfettamente d'accordo col direttore di Tutto Sport. Prima di chiudere vorrei fare una preghiera. Togliete la parola a Elio Corno, per favore. Ciao Luciano, ciao Luciano. Allora, linea a Roma, questa nazionale alla quale Del Piero ha salvato la faccia, ma che deve tutto all'Ecuador. Perché io perciò ho fatto il titolo. Grazie, Ecuador. Allora, chi vuole parlare? Iniziamo con Gianfranco Teodino stavolta. Sei d'accordo su questa disamina?
Sì, abbastanza. Grazie all'Ecuador. Grazie Ecuador, benissimo. Però tutto mi sarei aspettato nella mia vita tranne che di dover difendere Trapattoni da delle critiche che adesso mi sembrano anche un po' ingiuste, un po' esagerate. Nel senso che è tutto vero quello che si è detto. Io poi sono d'accordo su, da un punto di vista tecnico-tattico, le cose le abbiamo dette nei giorni scorsi, per cui non è che possiamo cambiare adesso, cambiare adesso qui, opinione. No? Da Moggi è stato ancora più severo di noi, no? Perché ha distrutto in tre, con tre parole, ha distrutto Trapattoni molto più che di quello che abbiamo fatto noi. Detto questo, però, io vorrei ricordare che comunque questa nazionale aveva segnato due gol e mezzo, diciamo, se non tre, alla Croazia e poteva essere in vantaggio oggi dopo 10 minuti. E anche ricordare che comunque Trapattoni in qualche modo ha saputo emendarsi. Io credo che anche oggi lo schieramento italiano non era a posto, perché credo che questa difesa a tre con gli esterni così scarsi come abbiamo noi in questo momento non funzioni. Però il fatto di mettere Totti e due punte è quello che noi chiedevamo, ecco, ed è quello che ha avuto. Se avesse giocato come contro la Croazia probabilmente avrebbe avuto dei passi avanti, probabilmente avrebbe avuto dei risultati migliori. Quello che voglio dire è che è vero che dobbiamo ringraziare l'Ecuador, però se oggi dobbiamo ringraziare l'Ecuador, non credo che le colpe principali siano di Trapattoni. Oggi credo che i nostri attaccanti hanno sbagliato troppi gol. Detto questo, però, c'è anche da dire che noi abbiamo così tanti attaccanti. Oggi è stato incredibile perché noi abbiamo visto, hanno avuto palle gol clamorose. Nel primo tempo ha cominciato Totti. Nel secondo tempo poi ne ha avuta una subito Inzaghi, poi ne ha avuta una Vieri, poi ne ha avuta una Montella. Tutti e quattro hanno sbagliato, avevamo ancora un altro attaccante fortissimo che è riuscito a fare gol. Era veramente lo spot dell'Italia delle punte per oggi. Per la verità due c'erano riusciti, Montella e Inzaghi. Sì, quello di Inzaghi era anche gol iniziale. Comunque questo conferma poi un po' quello che la bontà della ci dicevo prima. Questo per dire che... confermo tutte le critiche a Trapattoni, penso che anche oggi sia stato commesso un errore, però non esageriamo. Seconda questione, non credo che il quarto d'ora di oggi ci possa dire che Totti è in grandissima forma, così come non credevo che il quarto d'ora contro l'Ecuador ci potesse dire che Del Piero è in grandissima forma, così come non credevo che il quarto d'ora contro l'Ecuador ci potesse dire che Del Piero non è in forma. Io ho sempre detto e lo ribadisco adesso che secondo me la coppia d'attacco più assortita assieme a Totti è quella tra Vieri e Del Piero, però si tratta di stabilire se Del Piero è in questo momento nelle condizioni di forma ideali per poter sostenere 90 minuti. E questo lo vedremo nei prossimi giorni. Botta e risposta, mai sugli occhi. Vai, Bruno. Oggi abbiamo visto due giocatori in difficoltà. Ed erano Vieri, che si è mangiato un gol incredibile. Ed erano Totti, che se ne è mangiato uno altrettanto incredibile. E che sembravano fenomeni nella prima partita. Il Mondiale va interpretato. Il Mondiale è una gara a tappe forzate, durissime tappe. Compreso l'Ecuador, compresa la Croazia, compresa la partita con il Messico. State male interpretando questo mondiale, non è un mondiale di pippe questo. Ricordatevelo bene, tutte le squadre ormai giocano a calcio. Sentiamo Franco Menni. E allora Trapattoni deve correggere la difesa, perché Maldini oggi era centrale, non so se ve ne siete accorti, non ha giocato esterno come l'altra partita, era centrale, lo ha messo centrale ed era l'uomo che doveva marcare Borghetti o Borgetti. E ha preso un Borgetti, l'ha bevuto un Borgetti, perché il signor Borgetti gli ha fatto il gol di testa. C'era Nesta su Borgetti quando ha fatto gol. Giordano e Melli. Non andrei troppo soprattutto in relazione, visto che lo studio di Roma, e voi lo seguite più spesso degli altri colleghi, le prestazioni di Totti, perché ha giocato di punta nella prima partita e poi sono due... Ecco, allora, io volevo prendere la parola a questo proposito. Melli, Franco Melli. Io sono sempre stato un ammiratore di Del Piero, anche se non per motivi geopolitici come tanti altri. Però mi sembra che approfittando di questo pareggio per grazia ricevuta, tiri aria di contrapposizione fra lui e Totti. Ecco, secondo me questo sarebbe odioso, oltre che sbagliato. Perché intanto Del Piero... Se a me, Franco, sbagli, io voglio vedere Del Piero. Scusami, io ti ho fatto parlare, abbi pazienza, ti ho fatto parlare. Prego. Del Piero, per sua stessa ammissione, prima della partita amichevole con la Repubblica Ceca, disse che lui voleva e vuole fare la punta.
La seconda punta in questo caso accanto a Vieri. Quindi io, dopo la partita secondo me vergognosa della nazionale italiana di oggi, che si è salvata per i santi e i beati del calcio, oltre per gli equatoriani. Ma perché? Ma io per non quali so, forse, santi si e beati? È, forse si è salvata addirittura per il pendolino di Mosca o per Marica, che è stata eletta la più bella di tutti i tifosi italiani, e non so se Aldo questo lo sa. Eccola lì Marica, è il portafortuna della nazionale. Ecco, al di là di questo, adesso scatenare l'enfasi per Del Piero e dire che Del Piero è il salvatore della patria mi pare francamente mai eccessivo. Detto questo, mai noi detto abbiamo, mai noi detto abbiamo testato. Ho detto, iniziamo siamo dicendo questo, sì, adesso dicendo siamo, non abbiamo testato sincera pena. Grazie a tutti. L'enfasi di Del Piero. Ma allora, salvatore della patria. Scusate, parliamo di calcio. Ma passate da un Melli. Non avete equilibrio. Scusa, non tu abbiamo. Tu sei uno di quelli. Mi pare che siamo in tanti a non avere equilibrio qua. Totti oggi è stato schierato come playmaker e non è un playmaker. Totti è un grande giocatore, ma è una seconda punta. Ma fatto che il centrale, ma che dici? Ha fatto il colpo centrale. Ma è il problema, è che il giocatore deve trovare una potenza dell'attacco. Eravamo tutti alla chiesa. Tu sei un elemento di disturbo. Scusa, non c'è scusate, la squadra più omogenea. Siamo andati avanti 15 giorni a dire che doveva giocare con le due punte. E l'ha fatto. E l'ha fatto. Però poi a centrocampo, mancando Di Biagio, cosa ha fatto? Ha messo due incontristi e non c'era gioco. Ha dovuto levare Panucci e con Goku finalmente si è visto qualche cosa. Sai l'unico appunto che puoi fare. Io ho dato atto, scusa, ho dato atto a Trapattoni, sì, che lui ha ascoltato la critica, ieri addirittura ho detto retromarcia, però in senso positivo, bravo Trapattoni, e lo ha fatto oggi, ha messo tre attaccanti che se non ci fosse stato, scusa fammi finire il concetto, l'arbitro, come vedremo, avrebbero segnato tutte e tre, allora, Montella, Inzaghi. L'unico appunto che si può fare a Trapattoni è quello di non aver fatto delle scelte giuste durante le convocazioni, per le convocazioni. Quello che ha detto Moggi. Quello che ha detto Moggi, esatto, quello che ha detto Moggi. Quello è l'unico appunto che gli puoi fare. È l'altro appunto, scusate. Poi do subito la linea a Roma. E un altro appunto è stato quello, che non ha riparato nemmeno oggi, di trascurare Del Piero. Lo ha emarginato Del Piero, questo è il punto. Lo ha emarginato, gli ha fatto giocare due quarti d'ora. Questo non è giusto, come non ha convocato Baggio, non ha amato e non ama i giocatori di classe evidentemente. Ma non questo è il punto. Scusa, la colpa più grave. Enfatizza Del Piero, enfatizziamo Baggio. Ma non si tratta di enfatizzare. Baggio, c'hanno classe, c'è caro Baggio. Caro Elio, c'hanno classe. Sì, Totti non si tocca perché c'ha classe. Del Piero ha classe, Baggio ha classe. Allora ti ricordo che va benissimo, l'ultimo europeo. Però non puoi emarginare Del Piero. Quando signor perché tutta l'Italia, scusa, perché tu fosti uno anche tu come me. Uno di quelli a dire guarda che cosa ha fatto questo perché, te lo ricordi o non te lo ricordi? No, non me lo ricordo. Perché tutta l'Italia grida e lo vediamo nel sondaggio indiscutibile, documentabile per tutti. Come allora quando perché gli dicono contro la stessa cosa. Perché Del Piero c'ha classe, se tu segni, non fai puoi bene, emarginare un giocatore tutti applausi. Scusa, sbagli una partita, sei una pippa. Adesso, non dico andrà a dire perché tu hai detto prima. Io riconosco che Del Piero ha avuto una grande virtù, quella di accettare con silenzio il suo calvario. Ecco, ma perché il calvario a Del Piero? Perché? Ditemelo. Perché? Perché se comparto nazionale è tecnico, opera delle scelte, bisogna rispettare le scelte del tecnico. Ma certo, vabbè, ma noi siamo qui per criticare, per dire quello che è giusto e quello non è giusto. Ma lo diciamo, e lo diciamo, scusa, come dimostri tu che io difende Del Piero. Ci mancherebbe, se no sarebbe un processo unilaterale. Appunto. Noi lo vogliamo dimostrare con una perfetta contraddittorio chi è per Trapattoni che e io dico che sono per Trapattoni e riconosco che oggi ha fatto un grande passo in avanti anche verso Del Piero, ma lo deve fare più compiutamente. Linea Roma. Sì, allora siccome stiamo toccando questioni di carattere tecnico, mi sembra opportuno sentire i tecnici. Gianni. Io volevo approfondire di più facendo un'analisi tecnica proprio della gara, perché parlando prima con Bruno, che oltre ad essere stato un grande attaccante, oggi è un allenatore giovane e di quelli emergenti, dicevamo proprio questo, che Del Piero allarga la squadra, specialmente nella fase offensiva, e il Trapp, a cui non mancherà sicuramente il modo, l'intelligenza di rendersi conto leggendo la gara,
che Inzaghi si andava a pestare con Vieri e anche successivamente entrando Montella voleva fare tutto troppo e voleva anche strafare. Dopodiché Del Piero è stato buttato dentro proprio dulcis in fundum, proprio per cercare di salvare i salvabili in emergenza, questa è la verità. E poi volevo concludere e facevamo queste considerazioni e Bruno dopo completerà il nostro pensiero. Che è una squadra che con i difensori giocavamo sempre queste palle sugli attaccanti. Panucci con i piedi a sinistra e Zambrotti che faceva il terzino destro. Sì. Se qualcuno da Milano ci può contraddire a quello che stiamo dicendo noi siamo bellissimi di poter discutere di calcio. Ma ecco, le difficoltà di Totti, perché manca un reparto nel quale lui... Ma le difficoltà di Totti è che ha pochi giocatori con cui dialogare. E uno di questi potrebbe essere Del Piero, uno che è bravo ad andare... Perché l'attaccante che è più simile anche, a un centrocampista. Sì, perché i due attaccanti, Vieri ed Inzaghi, sono due giocatori d'area di rigore. Ma prima che arrivi dentro l'area di rigore devi preparare l'azione... mi sembra che l'Italia ha avuto un po' troppa fretta perché questi rinvii dei difensori verso subito gli attaccanti, i centrocampisti si devono far vedere di più. Comunque dicevamo di Del Piero, Del Piero l'avevamo detto anche la passata partita, che era uno di quei giocatori che poteva andare ad allargare la difesa avversaria, è bravissimo nell'uno contro uno, cosa che non sono bravi gli altri due attaccanti, cioè Vieri ed Inzaghi, Montella un po' di più, perché Vieri ed Inzaghi hanno altre caratteristiche. Per cui credo che Del Piero insieme a Totti ed un'altra punta può già costituire una buona base. Chiaramente poi adesso è l'ora di fare delle scelte importanti, perché prima poteva essere un mini girone di quattro squadre, adesso è una partita unica e devono andare in campo per forza i giocatori che hanno più gambe, più voglia, i Coco della situazione... E tanti a proposito altri... di Toco è probabile che giochi perché sì. Panucci servirà in difesa dal momento che... Io non dico per bocciare uno o l'altro, ma perché ti giochi tutto in 90...